grazie dell'invito. Sono certa che, come nelle precedenti edizioni, io ho un'esperienza relativamente breve, ma le mie due prime edizioni mi hanno confermato che è un momento, un appuntamento di grandissimo successo per la città, ma direi per la provincia. Rapidissimamente, due valori aggiunti io trovo in questa giornata di oggi e nella manifestazione che è stata organizzata e di cui ringrazio caldamente il Presidente Podestà. La prima, ecco, aver voluto sottolineare questa particolare situazione di disagio che ha vissuto una certa parte della provincia, la Valle d'Arroscia. Credo che esperienze che abbiamo anche su tutto il territorio nazionale confermino che non ci sono mai riflettori sufficienti per richiamare l'attenzione su quelle che sono delle situazioni emergenziali che in qualche modo colpiscono le comunità e quindi un'occasione come questa credo che sia molto importante e molto determinante. Il secondo valore aggiunto sarà per deformazione professionale e di questo ringrazio ancora di più il Presidente Podestà e che vedo tra i partecipanti, la folla, gli organizzatori e gli operatori anche degli amici di posti molto lontani. Quindi è una cosa che mi fa un enorme piacere. Abbiamo sperimentato questa esperienza già in occasione delle celebrazioni del 2 giugno. So che il Sindaco attraverso i suoi collaboratori, insomma, cerca di dare un impegno, un significato e soprattutto dei momenti di vicinanza di questi ragazzi con la nostra collettività. Credo che questa occasione, una festa che coinvolge tantissime persone e diciamo che ha uno spirito veramente, direi, quasi casalingo, cioè nel senso che è una festa per le famiglie, una festa per le persone che vengono veramente qui a rilassarsi. Anche poi avere la possibilità di creare dei momenti di contatto con queste persone un po' più sfortunate di noi, credo che sia molto importante e apprezzo moltissimo questa iniziativa e spero che ce ne siano anche delle altre su questa lunghezza d'onda, perché è l'unica strada per creare veramente momenti di integrazione. Grazie a tutti, spero che anche questa edizione riscuota le stesse presenze, gli stessi successi degli anni precedenti. E niente, un saluto anche all'ex presidente Nanteri, al quale mi legano sentimenti di vera amicizia ed affetto. Grazie a tutti e buona festa a tutti.